Ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Chiesa di Casa. Parliamo oggi di lavoro perché siamo nel contesto della festa dei lavoratori del primo maggio e per questo in studio accanto a me oggi c'è Eugenio Bignardi che è l'incaricato diocesano per la pastorale sociale del lavoro. Ben ritrovato. Buongiorno. E in collegamento con noi, dalla sede Inail di Cremona, c'è cioè la responsabile proprio della struttura cremonese, la dottoressa Monica Livella. Ben ritrovata anche lei, dottoressa. Grazie, buongiorno. buongiorno a tutti. E proprio i dati Inail ci accompagneranno nella nostra eh, trasmissione, purtroppo rispetto ai dati delle morti eh, sul lavoro di cui parla anche il messaggio dei vescovi per la eh, giornata eh, di eh, quest'anno Festa dei lavoratori dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura è il sottotitolo del messaggio dei vescovi il cui titolo è la vera ricchezza sono le persone e allora Eugenio vorrei proprio partire da qui la ricchezza eh, delle persone è un po' il cuore di questo messaggio cioè io un po' a capire di che cosa parla quest'anno? Sì, anche quest'anno eh, il messaggio in occasione della festa del lavoro vorrei riaffermare che l'uomo è al centro di tutto, anche del lavoro. Il lavoro che è fatto soprattutto di relazioni, che è fatto di incontri tra le persone e quindi eh, l'uomo è la vera ricchezza. Anche quest'anno ci sentiamo come Chiesa chiamati a metterci in ascolto del mondo del lavoro, in particolare delle fasce più deboli, delle più vulnerabili, le donne, i giovani, i migranti, i lavoratori dell'economia informale. E allora eh, per favorire eh, un cambio di rotta è necessario eh, proporre una rinnovata attenzione alla protezione sociale. E eh, protezione sociale, che non è soltanto tutela dei diritti, ma anche tutela proprio della, della persona nella sua, eh, nella sua interezza. Cura dell'uomo, cura dei più fragili, cura del creato. Questi i temi su cui è eh, sono incentrate le parole chiave di questo messaggio di quest'anno un messaggio che come dicevamo eh, propone anche dei dati purtroppo inquietanti, quelli eh, che l'INAIL eh, rileva per il 2021, 1221 le morti eh, sul lavoro, senza poi eh, contare quelle che purtroppo per eh, il lavoro nero o per altri motivi non vengono conteggiate nei dati eh, ufficiali. Allora qui eh, chiedo a lei, dottoressa Livelle, se ci aiuta un pochino a Capire, comprendere questi eh, dati e com'è il trend rispetto al passato. L'infortunio può essere di lievi dimensioni, grandi entità o addirittura mortale, ma la sua caratteristica è quella di verificarsi eh, durante un'azione fondamentale della vita di tutti noi che è il lavoro e quindi ecco perché l'importanza anche del messaggio in occasione del primo maggio e direi anche, eh, se possiamo ricordarlo oggi, del 24 aprile che è la giornata mondiale della salute e sicurezza sugli luoghi di lavoro. Venendo ai dati, eh, sì, i dati sono sempre comunque dati drammatici. Eh, il trend dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020 ci porta ad individuare una leggera flessione, un leggero calo, ma va anche detto che un confronto dei dati tra il 2021 e il 2020 è complesso, in quanto, come ben sappiamo, l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia, e all'interno di questi dati che noi forniamo. Ci sono anche i dati relativi al riconoscimento dei casi Covid come infortuni sul lavoro. Gli infortuni sul lavoro a livello nazionale nel 2021 sono stati più di 500.000, più di 555.000, un numero molto elevato, con un leggero trend, però se vogliamo un leggero trend in calo, magari se anche guardiamo a un intero decennio, insomma che già ci consente un maggior respiro su un'analisi statistica. Ma se andiamo nel dettaglio e andiamo a vedere i dati del 2021 scopriamo magari delle cose interessanti, come ad esempio un aumento nell'anno 2021, negli ultimi mesi dell'anno, degli infortuni in itinere, cioè quelli che riguardano il percorso casa, lavoro, lavoro, casa. Un aumento a fine dell'anno perché? Perché nei primi mesi del 2021 e anche ovviamente nel 2020 c'è stato un forte utilizzo dello smart working. E allora già qui possiamo fare una prima riflessione a proposito della prevenzione e a proposito delle modalità di organizzazione del lavoro anche alla luce della possibilità del contenimento di quantomeno una parte del fenomeno infortunistico. E per esempio sono stati di più gli infortuni plurimi, aumentano infortuni di dimensioni eh, rilevanti che fanno molto ehm, riflettere. E per esempio nel 2021 gli infortuni plurimi sono stati eh, 17 con un totale di 40 decessi e nell'anno precedente erano stati 13 con un totale di 27 decessi. Quindi c'è stato addirittura qua all'interno di questo dato una controtendenza. Come vi dicevo mi piacerebbe accennare con voi velocemente anche al tema delle malattie professionali l'infortunio sul lavoro, l'infortunio mortale ha come dire è quasi brutto dirlo, ma forse un richiamo mediatico più di impatto. La malattia professionale per definizione è qualcosa che si sviluppa nel tempo, ma miete altrettanti vittime e fa danni molto gravi sul lavoratore e le malattie professionali nel 2021 sono cresciute molto le denunce delle malattie professionali questo anche perché nel 2020 c'era stato un rallentamento causa Covid, ma in ogni caso eh, in un territorio poi soprattutto come quello di Cremona a forte vocazione agricola, l'incremento delle malattie professionali deve anche qui portare a delle riflessioni, sicuramente. Eh Eugenia, abbiamo sentito eh, tanti numeri anche impressionanti, ci sono delle storie, ci sono delle persone, ci sono eh, delle famiglie. Ma in campo economico eh, leggiamo nel messaggio dei vescovi che la vera ricchezza è il capitale umano. In, cosa vuol dire questo? Come si traduce poi? In, in campo economico spesso si valuta eh, la bontà di un lavoro o di un'esperienza economica soltanto valutandola sul rendimento, sul risultato, sul PIL, siamo abituati ormai a questi termini. Il messaggio dice eh, che. Sono le persone il vero capitale umano, sono le persone il vero capitale delle aziende, il vero capitale dell'economia. E devo dire che eh, questo messaggio sta passando anche tra gli imprenditori, eh, tra, eh, in ambito sociale. Certo, eh, è molto più difficile, è molto più eh, impegnativo la, ragionare in questa ottica. Il Papa in occasione di un incontro con i costruttori edili del gennaio del 2000 dice eh, la sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, quindi vuol dire custodire le persone. La vera risorsa del mondo economico, del mondo del lavoro sono le persone. Le persone che attraverso il lavoro raggiungono la loro autonomia e partecipano alla costruzione del creato. E parlavamo eh, poco fa di sicurezza sul lavoro, eh, il messaggio dei Vescovi propone anche altri temi quali il fenomeno del caporalato, per esempio eh, il lavoro nero. Eh, dottoressa Livella, eh, ci allarghiamo un po' rispetto a quella che è strettamente la competenza eh, del suo ufficio però eh, le chiediamo così una riflessione a, comunque a lei che è nel settore eh, questi, questi fenomeni sono legati a fragilità, diciamo così, eh, molto particolari, e quindi non so, anche spesso c'è la tendenza di dire sì, riguardano territori, eh, magari il sud o particolarmente svantaggiati, a noi riguardano meno. È davvero così? O qual è la situazione sul nostro territorio? No, sicuramente non ci sono delle situazioni che eh, non si verificano anche nel nostro territorio. È chiaro poi che eh, la mh, caratteristica del mondo del lavoro eh, della provincia di Cremona è, si differenzia da quella di altri territori. L'andamento infortunistico ci dice che Cremona, eh, la provincia di Cremona si eh, sviluppa nello stesso modo in cui più o meno eh, abbiamo visto eh, essere l'andamento del, del fenomeno a livello nazionale, quindi una tendenza alla riduzione degli infortuni, ma con una. Già contro tendenza, già nei primi due mesi di quest'anno, perché già abbiamo visto come anche nella provincia di Cremona, già nei primi mesi di quest'anno, per esempio, eh, c'è stato eh, un caso mortale che ci fa eh, accostare. Il fenomeno degli infortuni sul lavoro con quello della ripresa dell'attività lavorativa, e quindi allora entriamo nelle tematiche di cui lei parlava. Da questo punto di vista, io direi che l'unica eh, possibile soluzione sia, da una parte, la prevenzione e dall'altra parte, il rispetto della legalità. Dottoressa lei parlava di prevenzione, eh, di formazione, eh, siamo verso la conclusione quindi le chiedo in estrema sintesi, ma eh, i casi che riscontriamo sul nostro territorio in particolare eh, sono dovuti a così una superficialità dei lavoratori stessi o magari delle, delle aziende, eh, una poca formazione o invece c'è qualcosa eh, di più, potremmo dire, di più subito allo dietro? In linea di massima si può dire che spesso l'evento accade per l'errore umano, l'errore di comportamento. È l'unico modo che abbiamo per correggere comportamenti sbagliati che possono essere sia in capo allo stesso lavoratore che in capo al datore di lavoro che magari non pone le sufficienti attenzioni, non si adegua alla norma o piuttosto sottovaluta determinati rischi. Così come appunto il lavoratore a volte eh, compie questo stesso errore di valutazione o appunto di comportamento, ecco proprio perché individuiamo nei comportamenti umani eh, la causa principale degli eventi, incidere sulla formazione è fondamentale, perché la formazione è forse l'unico modo che abbiamo per cambiare i nostri comportamenti. Lo stesso decreto 81 non parla solo di sicurezza, ma parla in generale di benessere, di, come dicevate prima, di cura della, della persona. E quindi per realizzare questo obiettivo, questa Vision Zero, come la chiamano a livello internazionale, cioè un mondo senza infortuni, è necessaria la collaborazione tra gli attori. Poi eh, l'INAIL, per esempio, sostiene molto gli imprenditori attraverso forme di finanziamento per l'adeguamento dei macchinari, per le soluzioni innovative, perché la tecnologia può aiutare tantissimo l'impresa nel fare la prevenzione. È importante che sia i lavoratori, che le aziende, vedano anche nelle istituzioni preposte a tutto questo, che sono l'INAIL, che sono le ATS, che sono l'Ispettorato del Lavoro e tante altre istituzioni, vedano un alleato. Grazie dottoressa eh, Eugenio, siamo proprio in conclusione, ti chiedo un'ultima battuta, eh, abbiamo tracciato un quadro che per certi versi non è affatto di festa dei lavoratori, eh, tu però hai avuto modo in questo periodo nonostante la pandemia di incontrare le aziende, di incontrare i lavoratori, eh, il vescovo proprio in occasione del primo maggio è all'interno di un'azienda a festeggiare eh, questa giornata, eh, c'è un po' lo stesso, un eh, seme di speranza sul nostro territorio. Sia i lavoratori, le organizzazioni che eh, tutelano i lavoratori, sia i, gli imprenditori stessi sono molto sensibili a queste, a queste tematiche. Io ho trovato una grandissima disponibilità e quindi la possibilità del dialogo, del confronto eh, su questi temi per migliorare il benessere dei lavoratori. Eh, in questi giorni celebriamo appunto la festa. Che eh, con il vescovo a Pizzighettone presso la ditta Sicrem. E l'ultima cosa, devo dire che eh, ho avuto modo eh, in questo periodo di incontrare tante buone pratiche, cioè ci sono già tante realtà che vivono questa esperienza di attenzione, di condivisione eh, molto forte e, e stimolante un po' su tutto il territorio nazionale e noi eh, ci vorremmo riuscire a portare nel nostro territorio queste buone pratiche e andarle a scoprire anche quelle nascoste perché anche da noi ci sono tante buone pratiche che hanno bisogno di essere valorizzate e insieme costruire un mondo eh, del lavoro che sia un, un luogo di cura dell'uomo. E allora ti faccio già l'invito per una prossima puntata, magari proprio per soffermarsi su qualche buona prassi anche sul nostro territorio. Il tempo se n'è davvero già andato, ringraziamo Eugenio, incaricato diocesano per la pastorale sociale del lavoro, la dottoressa Monica Livella, responsabile della sede INAIL di Cremona, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento come sempre alla prossima settimana.